Buondì. Questa qui è una bicicletta presa da Decathlon, a me è stata regalata, è di settembre, dei primi di settembre che la uso. È un modello ST100, Rock Rider, tutti i nomi per dire, insomma, non è niente di che, però è una bici poco più di un supermercato, ecco. E da settembre che la uso, quindi sono 6 mesi esatti. Credo che posso finalmente dire la mia su questa. Vado un po' più avanti, dopo ne parliamo ancora. Questa misura è una L, se non sbaglio, perché danno nelle varie taglie M, L, XL. Questo qui dovrebbe essere una L, in base all'altezza che ho, mi è stata consigliata questa. È una 27,5 di pollici a ruote, perché ho preferito le ruote più grandi e alla normale mountain bike. Ho scelto questa qua perché per tante volte ho sempre acquistato delle bici al supermercato e non mi sono mai trovato bene. Primo per il cambio, che non cambia mai come dovrebbe. Secondo, soprattutto per i cuscinetti, questi qui dentro. Cosa che probabilmente ha anche questa, nonostante tutto, ma adesso devo verificare. Perché ogni tanto fa dei rumori strani, ma non capisco da dove venga il rumore. E poi anche perché ho scelto questa, perché ho detto, vabbè, spendi 200, spendi 280, ma almeno probabilmente gli mettono su dei materiali migliori. Invece non è sempre così, perché poi il prezzo maggiorato viene giustificato da altre cose, non dai materiali migliori che potrebbero usare o lavori fatti meglio. Qui sono appunti sul mincio. Sono bellissime zone da fare in bici per chi ha passione di fare un po' di salita e di sporcare un po' la bici. Ogni tanto fa fango, specie se è appena piovuto. Bene, allora, i pregi di questa bicicletta qua, va bene, non va bene? Allora, è un po' pesantina. Danno il telaio in alluminio, ma è comunque un po' pesantina. È una bici a basso costo, ovviamente. Partiamo dai difetti. I difetti, gli unici che ho riscontrato io sono che praticamente comincio ogni tanto a fare dei rumori che sembrano dati dai due cuscinetti qua dentro, qua sotto, come la city bike che avevo tempo fa e che per lo stesso motivo ho cambiato e ho preso questa. Vediamo se anche questa lo fa, però è in garanzia, ma avendo perso lo scontrino mi attacco.
Il punto è però che dovrebbero fare delle robe che durano almeno 2 anni prima di avere dei problemi, non 4 mesi, perché dopo 4 mesi ha cominciato a fare quel rumorino lì, ma lo fa ogni tanto, non sempre. E devo capire da dov'è, magari non è neanche lì, però sembra lì. Poi un altro difetto è il cambio, questo qua. Questo qua, come tutti i cambi delle bici economiche, quando si mette dalla seconda in prima marcia, cioè la marcia a montagna, la salita, questo qua, a me non piace fare le salite, solo che qua ci sono le colline e dico salita. Avrebbero, allora, intanto avrebbero potuto fare l'ingranaggio dietro un po' più grande, un dente o due in più. Non sarebbe stato affatto male, secondo me. Perché sì, vabbè, puoi andare un po' in salita, ovviamente qua no, io non ce la faccio, neanche ci voglio provare. Ho 3 ernie dietro la schiena e non voglio. Allora, questo qui succede che quando si porta dalla seconda alla prima, da un paio di mesi a questa parte esce fuori praticamente il deragliatore, spinge in là la catena, la butta tutta di là, sarebbe da regolare. No, vabbè, lasciamo perdere tutta la roba in plastica. Però, diciamo, l'unico problema è quello lì, quindi bisogna stare attenti a non dare un colpo secco quando si cambia. E stare abbastanza precisi, ecco, bisogna regolare, non puoi dare un colpo così spensierato e sperare che vada tutto bene perché ti esce la marcia. Dopo non è che non succede niente, dopo ributti in terza mentre pedali, il deragliatore la spinge sugli ingranaggi, ti ritrovi la marcia in terza e ritorni in prima andando, niente di più. Però quello lì è uno dei pochi difetti che ha, oltre all'ingranaggio che è. O quello che è che può far casino. Come si è sentito poc'anzi, il freno davanti ancora fischia. Questo, dal mio punto di vista, è dovuto al fatto che non usano completamente materiale di gomma al 100%, ma c'è della plastica, della schifezza dentro. E non essendo gomma, ancora fischia un po', ecco, dopo 6 mesi. Frena abbastanza discretamente. Non è il massimo, ma neanche poco. Stavo guardando che qua è più mangiato in alcuni punti, come si vede, rispetto ad altri punti. Quindi vuol dire che il cerchio è leggermente storto, ma questo lo era già da quando si vede, che in alcuni punti la vernice manca
dove preme di più, in altri punti invece è perché il cerchio non è perfettamente fatto bene. Addirittura sotto qua tocca poco e niente, per non parlare di qua, insomma, che qui tocca fin qui e qui invece no, qui tocca e qui no, qui non tocca, qui tocca un po', insomma non è perfettamente centrico, non è perfettamente in parallasse. Dietro mi sa la stessa roba, adesso dovrei lavarla però. Comunque è abbastanza guidabile, non c'è niente da dire. È abbastanza flessibile nei movimenti, sì, quello sì. Un difetto, se vogliamo dire, è che il piantone del manubrio non si può alzare. Questo per tenere chi come me ha la schiena con le ernie, la schiena abbastanza, non dico dritta, ma appena appena piegata, non tanto, quindi ho dovuto abbassare la sella io. Anche perché se tenevo la sella alta, con le braccia troppo in giù, e si addormentavano le mani. Poi la sella, ovviamente questa qua ce l'avevo messa io, è della Lidl, l'ho presa 4 anni fa, che scarica qui sul perineo e non si addormenta il sottoballa, ecco, a dirla bene. Dopo vabbè, loro non ti danno né cavalletta né parafanghi e né borse, quella borsa lì, quelle borse lì le avevo prese all'Auchan 5 anni fa. Se non sai, quasi per una city bike che avevo in precedenza, che avevo preso in quel supermercato lì, gli Auchan, centro commerciale. Le ho adattate qua assieme al portapacchi dell'altra, della city bike, perché ovviamente questa non te la danno loro. L'ho adattata. Anzi, qua adesso vedo che si è anche tolto una vite, la devo rimettere. Ho visto solo adesso. La devo rimettere. Comunque, vabbè, dopo 6 anni non puoi pretendere che sia ancora intatta. Però allora, nella city bike, che aveva anche il portapacchi davanti, queste borse qua tendevano ad andare nei raggi perché si piegavano e andavano a finire nei raggi, quindi dovevi star lì ogni volta a fare sto discorso qua. Però dopo alla fine non le ho più messe, solo dietro l'ho tenuto, tanto anche il carrello. E sono buone perché puoi portare anche del peso e è tutta una cosa di plastica, gomma plastica molto resistente, tutto un corpo unico, ecco, doppio strato, quindi un bel lavoro. Ci puoi mettere dentro anche 20 kg, 10 per parte, che non fanno piega. La bici, allora, la bici hanno messo questa sospensione qua, dicevo prima del prezzo, ho scelto per il prezzo perché è un po' più alto, ho detto magari va un po' meglio, però loro cos'è che fanno? Invece di migliorare la qualità dei materiali, mettono ste cagate qua. Perché ste cagate qua? Perché praticamente è troppo duro l'ammortizzatore, chiamiamolo così, e su queste stradine qua non lo senti nemmeno rimbalzare. Cioè i colpi vanno tutti sulla schiena e sulle braccia, se vai veloce anche o piano. Quindi lo mettono, ma devi proprio fare... un cavalloschi. E praticamente li mettono, ma
cioè dovessi fare un salto tipo da 1 metro d'altezza per e poi tenere le braccia tutto il peso qua, non è che vanno giù tantissimo, dovrebbero averlo fatto con una molla un po' più sciolta che ammortizza di più come molla. Qui c'è una specie di regolazione, ma è un giocattolo, non è una regolazione vera e propria. Insomma, hanno appunto messo quella roba lì per accattivare un po' la bici e venderla, perché sennò senza quel bagaglio lì un po' non dice niente la bici. Il disegno è abbastanza carino, moderno, non c'è che dire. Forse un po' troppo, ecco. Il peso è tanto, adesso non so quanto pesa, fa sentire. C'è anche il borsello dentro, quindi boh, siamo intorno ai 15 kg, penso circa. E, ma diciamo che sommariamente sono contento, ecco, è molto meglio delle altre finora, vediamo quanto dura. Come rapporto in salita, sì, si può andare se ha le gambe buone, però io avendo il fisico molto gracile e 3 anni alla schiena, non è che la uso, ecco, per andare su quella strada là, ad esempio, scenderei, perché è troppo pieno di sassi, devi sforzare troppo. Qui si può fare, qui sì, perché è liscio. E così, sono abbastanza soddisfatto più che insoddisfatto, quello sì. Quel muro qua è tipico di queste zone del lago di Garda, del Mantovano. Si chiamano brolo. Sono dei muri che una volta dividevano le proprietà. A me piace molto fare gli sterrati, primo perché è nella mia natura fare gli sterrati e stare in campagna. Secondo perché non c'è il casino dei paesi, delle città, gente che urla. Poi se devo fare delle salite sono sempre in prima, così mi sforzo la schiena, che non me lo posso permettere. Dopodiché sì, ogni tanto si va via con qualcuno, ma raramente, in due, molto raramente, perché non mi piace quando le persone ti parlano addosso, ci si urla dietro, per o vai in bici o parli, quindi vedo tante persone che vanno in bici ma dopo una con l'altra si urlano dietro, no? Devi stare lì a pensare cosa rispondere, parlare, non vedi, non ti guardi intorno, ti perdi il bello di andare in bici. Lo scatto libero va bene. Qua siamo punti sul Mincio. Adesso sto andando anche troppo piano.
Ciao Ale, ciao ciao. In questo caso frena bene col freno davanti. Certo è che bisogna sempre moderarsi, vero? Se c'è bagnato frenare con quello dietro. Nel mio caso, con questa bici qua, essendo che un pochettino posso piegarmi in avanti, quando ho dei dolori forti di schiena, non la sciatica perché è impossibile andare via, ma stando un po' piegato in avanti con la schiena e pedalando, mi allevia un po' il dolore. È come se la schiena facesse stretching, quindi stando piegato in avanti con le gambe un po' aperte per pedalare, tiro un po' la spina dorsale in avanti della schiena e allenta il dolore della fuoriuscita delle ernie, che non tre se non quattro. Comunque, ecco, questo è l'angolo che uso io di perché prima era molto più basso, però si addormentava la mano e già ancora qualcosina ogni tanto lo fa. L'unica cosa è che ogni tanto mi tiro su con le punte delle dita per stare un po' su con la schiena, perché questa bici, al contrario delle city bike, è un po' più curva, cioè ti fa curvare in avanti con la schiena un po' di più, appunto perché è basso il manubrio e non c'è la possibilità di regolarlo in altezza. E allora ogni tanto faccio così, perché i corni da mettere sui manubri lunghi di una volta non li vendono più per sicurezza, quelle menate lì. Le vendono corti e corti e non te ne fai una pippa. Quindi ogni tanto vai sulle punte, chi ha problemi di schiena come me, e rilassi la schiena qualche secondo così. Finora non ho bucato, se non ho preso adesso che c'era una carruba lì, una spina di carruba, non so cosa ci faceva. Ci sono passato sopra adesso, ma penso che non ho fatto niente. Tipo questa salita qua potrei farla se non avessi avuto le ernie in prima, ma preferisco andare giù e spingere a piedi, così mi sciolgo un po' la muscolatura della schiena. Ovviamente la cavalletta l'ho messa io, ovvero presa da Decathlon, perché loro te l'hanno senza.
Adesso vado giù di qua, faccio un po' di brutta strada, però vado sempre via molto piano perché non c'è a fidarsi, anche se sembra robusta la bicicletta è meglio non forzare mai le mani. È una bici di fascia bassa come prezzo, quindi se prendi delle botte nel cerchioni i raggi si rompono sicuramente. L'ammortizzazione non esiste, ripeto, anche se c'è, ma è troppo rigida, quindi prendi le botte alla schiena. Qui è bello fare questi giretti qua lontano dalla folla della ciclabile, faccio anche quella talvolta, ma non di sabato domenica se possibile. Poi vieni qua, ti fai un tè, un caffè col fornellino, oggi io non ce l'ho dietro, ma è sempre bello mettersi giù in questi posti collinari. Spero di non chiedere le gomme se non volo via con una mano. Vediamo di non cadere. Ok, adesso devo guidare con due mani però. Ci vorrebbe il parafango davanti. Però non è che sporca tantissimo, anche perché vado pianino io. I pedali sono abbastanza appuntiti, però tutta roba di plastica. Intanto lascio quelli, non voglio spendere soldi. Loro ti danno quel campanello qua, io invece gli ho messo questo coso qua ricaricabile, col clacson. Caricabile USB, più o meno ce l'hanno anche alla Decathlon, ecco. La linea è bella, anche i freni sono di plastica dura, sono discreti, ecco, le viti in alluminio. Il disegno è carino, dai. È un po', dal mio punto di vista, è troppo incline questo tubo qua, che dà l'idea di una bici piccola nonostante che sia una bici media. Comunque questi sono i terreni che faccio io di solito, senza mettere alla prova la bici, proprio vado pianissimo, mi godo tutto il viaggio. I movimenti me li godo tutti. Ovviamente se si va in queste strade qua, non dico fangose, ma fango tenero, semiduro, si pianta la bici, fai fatica.
qui sono sempre a Ponte sul Mincio. Questo qui è un torrente, si chiama Redone, in questo caso inferiore, perché da qui a un chilometro neanche in linea d'aria sbocca nel Mincio e nasce appunto da un redone superiore che è una decina di chilometri da qua, nel paese di Pozzolengo, provincia di Brescia. Nei prossimi giorni farò, non tutto ovviamente, il percorso, un po' alla volta, il Tione dei Monti, il fiume Tione dei Monti, che è a Castelnuovo del Garda e nasce però a Pastrengo, in Valpolicella, anche se prima nasceva un po' più su. Ecco, in questo caso sto usando la seconda davanti, qua. Sempre la prima dietro. Ogni tanto cerco di usarla, ecco, il punto è che quando dalla prima passi alla seconda devi fare così, anche qua c'è quel difetto lì, 4, e poi siccome che deraglia si sente che gratta, si torna indietro di 1, perché se fai solo 3 non va dentro bene la marcia. Senti, allora devi fare 4, la marcia va dentro, però va dentro troppo e torna indietro un pelo. Purtroppo sarebbe da regolare così, ecco, però non va bene anche così, però ecco, è giusto tenere in mente che ci sono questi difetti qui che sarebbero davvero un po' normali, se vogliamo dire, dopo un po' di uso bisognerebbe tornare a Decathlon e farli registrare, ma chi è che sta lì a smenarsi, a caricare la bici in macchina e andarla. Chiesa di Monzambano, questo qui è il canale Virgilio che viene fuori dal fiume Mincio, quindi dal lago di Garda, là in fondo là che adesso vado. Il bello di andare in bicicletta è che vai piano e ti godi tutti questi posti qua, ti puoi fermare, annusare i profumi, anche a piedi ovvio, anzi meglio. Fare un caffè, un tè, ti fai da mangiare in giro quando c'è bel tempo, riparti con tutta calma. E se proprio rimani a piedi la spingi, che non è un problema, non pesa. Questo è il redone che si è visto prima, che va a finire sotto qui e dentro là nel Mincio. È bello andare spesso e volentieri da soli, così nessuno ti mette fretta. E vai piano, ti fermi, fai video, pensi ai tuoi ricordi, ti guardi in giro quanto vuoi, senza orologio, senza nessuno che ti urla vicino.
Ah, non è bello correre. A me non piace l'agonismo. Piace più osservare, andare piano, pianino. Questo qui è l'edificio regolatore dell'Agriarda. Qui siamo nel comune di Ponte sul Mincio, Lombardia, e Veneto di là, Salionze. Quindi la diga è divisa in due province, anche se si è soliti dire erroneamente la diga di Salionze, però è regolata dal magistrato delle acque del Po. Perché il Mincio va a finire nel Po poi, a governo. Ormai la primavera sta uscendo in tutta la sua bellezza, mancano pochi giorni, ma che bello. Il bello di andare in bici è che come a piedi puoi andare dove con la macchina non ti è permesso. Certo che bisogna venire infrasettimana, se no qua è sempre pieno. Questo è il canale Virgilio, questo è il Mincio, passa qua sotto, viene diviso. È la stessa acqua del lago di Garda e del Mincio, ma diviso in tre. Questo rimane il fiume Mincio, che è bello alto per le piogge di questi giorni, viene tenuto aperta un bel po' la paratia. E questo qui è il Ceriola, che viene tenuto chiuso fino a maggio, più o meno. Tutti Virgilio e Ceriola servono per irrigazione dei campi del Mantovano. Oh, hanno messo una panchina nuova in alluminio o in legno. Salve. Qui la prossima volta verrò a farmi il caffè, oggi non ho portato niente. Ti puoi far da mangiare un caffè col bombolino. Io come borracce uso, non mi piace nemmeno l'alluminio, però all'interno è anodizzato, cioè c'è una specie di isolante, vernice isolante che separa l'alluminio, però sarebbe meglio prendere sempre l'acciaio, ma le borracce in acciaio non le fanno, ossia le fanno ma solo da un litro, è roba da poco, allora bisognerebbe prendere dei thermos da un litro e mezzo se li fanno, in acciaio solo, non smaltato. Per essere sicuri, però sembra meglio che quelle di plastica. Quelle di plastica proprio io non le voglio neanche vedere. La plastica puzza, non è buona, né igienica, niente di niente, specie col caldo. È vero che si beve dalle bottiglie di plastica, però quella lì è solo un'emergenza che è stata, se no io non prendo mai l'acqua in bottiglia. Qui è un torrente che nasce a Salionze o poco più su, si chiama Torrente Valle.
a distanza di 6 mesi si è consumato mezzo copertone, però di strada io ne faccio. Non ho mai bucato, ho detto. Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio. Ciclabile Eurovelo 6 Peschiera Mantova, fiume Mincio. Ammortizza niente, vedi? Mi sono promesso che voglio fare entro fine dell'anno, cioè entro pochi mesi, 2 o 3 mesi, un giretto con la bici, star fuori in tenda qualche giorno, perché a fine anno prevedono già di chiudere tutto un'altra volta come 4 anni fa. Stanno già preparando tutto, quindi prima che succeda voglio godermi la natura. Sono 6 mesi di freddo che fa sul lago di Garda, è diventato un po' stressante l'inverno, quindi voglio godermi un po' la natura. Ecco, ad esempio, per andare su di lì ce la farei, ma non voglio sforzare per le armi che ho, in prima ce la fai comunque. Non è difficile.
Questo qui è un canale che passa sotto la strada dal Mincio e in fondo a circa 600 metri ha un canale che viene fuori qua. Non so per cosa è stato fatto, probabilmente per acque di raffreddamento della centrale del Mincio molti anni fa, prima degli impianti che hanno attualmente. Serviva tramite le pompe essere pescata e buttare per gli impianti, raffreddare gli impianti di produzione della corrente. Dopo adesso è un laghetto in un'osi naturale, ecco. Tutto abbandonato dal parco del Mincio, perché ci sono tutti i canali con tutta la legna dentro, non vogliono che pulisci. Neanche gratuitamente, non te la fanno pulire perché dicono ci sono gli animali che vanno a nidificare quelle menate lì. Vabbè, comunque questa è la bici, sono abbastanza contento, dai. Spero che tenga botta un altro anno prima di avere dei guai. Torno verso casa. Adesso cerco di far sentire il rumore pedalando che fa, se riesco a farlo. Vediamo da capire. Comunque si sente grattare nelle pedivelle, e il grattamento, se così vogliamo chiamarlo, proprio lì, nei cuscinetti lì. Ogni tanto lo fa, non sempre. Oppure può darsi che sia il deragliatore che non tiene bene la marcia dentro, ogni tanto prova a scavallare la catena. Quello è Monte Baldo. Qui sono ancora punti sul Mincio.
Bene, il video finisce qui. Ho detto le mie impressioni riguardo la bicicletta Rockrider ST100. Sono più i pregi per il momento che i difetti. Dopo 6 mesi di uso poi vediamo. Ovviamente non ho fatto vedere, qui c'è il gancio dove traino il carrello, qui. La catena è grossa così. Adesso in settimana la lavo con la Pulivapor lì. Allora, le ruote, per essere precisi, sono, adesso non vedo, però comunque si possono vedere i dati sul sito Decathlon. Deve essere un 27,5. per 2. Bene. Abbiamo visto anche un po' di territorio della zona. Fine.